Sono Luca Bizzarri. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Le stelline e le campanelline. Bruno, il papà del mio amico Ivaldi, aveva in casa un coso per accendere il gas. Non so come si chiami, l'accendigas. Era quel robo fatto a metà tra un accendino e una pistoletta che quando schiacciavi il grilletto faceva solo tic, una scintilla e messo vicino al fornello lo accendeva. Tutti lo avevano in casa, prima che la scintilla fosse integrata nel fornello stesso. Io mi ricordo quello del papà di Ivaldi perché si era rotto. Praticamente si era rotta la molla del grilletto che dopo la scintilla lo faceva tornare in posizione e lui lo aveva aggiustato. Con un ago rovente aveva fatto un buco sul grilletto stesso, poi ci aveva infilato un elastico e poi agganciato dietro e il lavoro era fatto. Erano i tempi in cui le cose si aggiustavano. Adesso quell'attività lì è praticamente conclusa. Non si aggiusta più nulla, conviene comprare direttamente l'accendi gas nuovo o qualsiasi altra cosa. Non si aggiusta la macchina, nemmeno il telefonino. Non si fanno neanche aggiustare più le cose. Le poche volte che con lo schermo rotto sono andato a far aggiustare il telefono dai cinesi per non fare tutta la trafila alla Apple, mi sono sentito un po' come fossi Vallanzasca, un rapinatore. Mi sembrava di essere nel torto. Non aggiustando più le cose, ci avanza però un sacco di tempo che prima era dedicato a quello, o a cacciare il cibo. Di quel tempo noi regolarmente facciamo un uso dissennato e totalmente folle. Io adesso non ricordo come fosse prima del Covid, ma sono sicuro che ci fossero anche lì delle lotte ideologiche che occupavano il tempo di gente che aveva pochissimo da fare e metteva su cortei che di solito cominciavano con un no qualcosa e si opponevano a pezzi d'autostrada, costruzioni di palazzi. No! Alle volte pure con delle ragioni, ma anche con tantissimo tempo da occupare. Poi è arrivato il Covid e l'impazzimento è un po' degenerato, trovando terreno fertile nella paura e in quella beata ignoranza che ci fa sentire così speciali. E allora, mio malgrado, mi sono trovato a Roma una volta nel mezzo di una manifestazione no mask e no distanziamento sociale. Ma ve ne rendete conto che vi fanno ammalare con questa mascherina? Non potevano essere Novax perché i vaccini non erano ancora stati inventati, ma era comunque una bella riunione di picchiatelli esenti da impegni di lavoro che passavano da quelli con il fascio tatuato sul polpaccio ai trampiani, ai figli dei fiori in perfetta tenuta anni 60, ma senza quella carica erotica, forse anche per colpa di ascelle ostentatamente pelose, esposte come simbolo di libertà. Il tutto era molto divertente, se visto con gli occhi del comico, anche perché se di solito a noi tocca cercare la parte farsesca nella seriosità, lì era complicatissimo trovare la parte seria nella farsa, di gente convinta che i tamponi provocassero danni permanenti al cervello o servissero per innestare dei microchip nella corteccia prefrontale. Da quel momento in poi c'è stato un no dietro l'altro, i no Green Pass, i no Vax. Qua siamo tutti non vaccinati. E poi si sono uniti con i preesistenti no euro. Uscire dall'euro non solo si può, ma si deve. E i no siamo andati sulla luna, e i no scie chimiche, tutte le amenità che abbiamo imparato ad amare. Ma questi ultimi, che sono nati adesso, mi hanno fatto proprio volare. Sono i no QR code. Il loro motto è: mi obblighi a visualizzare il menu attraverso il QR code? Non hai il menu cartaceo? Mi dici che adesso funziona così? Ti dico funziona, che vado a mangiare da un'altra parte. E a parte il primo posto assoluto nella classifica e sti cazzi, vai un po' a mangiare dove vuoi, non rompere i coglioni, io cerco di immaginare quanto ci voglia per passare dal fastidio che confesso io stesso provo del tirare fuori il telefono, inquadrare un coso che ti porta su una pagina per ordinare un piatto di trofie. Ripeto, fastidio che io stesso provo. Però mi chiedo cosa succeda nella testa di uno che passa dal fastidio a coinvolgerci nel suo disagio, a chiamare alle armi i suoi simili, a farne una battaglia ideologica, l'ennesima battaglia ideologica in un mondo in cui tutto diventa battaglia ideologica, fondamentalmente per un solo motivo,
che non abbiamo un cazzo da fare, che nessuno deve procacciarsi il cibo e aggiustare il motorino, ora che considereremmo una penosa perdita di tempo aggiustare con l'elastico l'accendigas come il papà di Valdi, ma ci sembra invece utilissimo lottare per il nostro diritto al menù cartaceo, per dire no al Green Pass europeo, che non ho manco capito cosa minchia sia, ma alziamo forte il nostro no, facciamo la nostra battaglia senza quartiere, mi raccomando. E sai cosa ti dico? Che mi alzo e me ne vado. E adesso aspetto anche la petizione su change.org. Raggiungiamo 3.000 firme. 30.000 per Navalny e 3.000 per il QR code, nel mischione delle lotte, del florilegio dei diritti, nel circo di quelli che stateci a sentire. Sì, a noi che non abbiamo un cazzo da dire. Non hanno un amico? Torna lunedì. Commenti, suggerimenti, insulti o donazioni in denaro potete scriverci a nonhannunamico@gmail.com o nonhannunamico@coramedia.com. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.